Buonasera a tutti, fa piacere vedervi così numerosi. Buonasera dal gruppo Beppe Grillo di Udine. Abbiamo il piacere e il grandissimo onore di avere con noi Margherita Hack. Penso che le presentazioni siano praticamente superflue, se siete qui sapete perfettamente chi è Margherita Hack, anche se stasera vorremmo farvi conoscere qualche aspetto di Margherita Hack che magari nel passato si è meno indagato e si è meno visto. Il titolo, appunto, Le quattro dimensioni di Margherita Hack vuole proprio rifarsi a questo, cioè il fatto che c'è molto di più che una Margherita Hack astrofisica, scienziata di livello internazionale, ma c'è una persona che ha molte dimensioni in più. E stasera poi sarà una cosa un po' particolare, non vuole essere la solita conferenza in cui uno parla e gli altri ascoltano, nemmeno una vera e propria intervista, vuole essere qualcosa di un po' più innovativo. Vorremmo che ci sia interazione con col pubblico, quindi ci saranno dei gruppi, verrà divisa in blocchi questa serata, in cui si cercherà di entrare nelle dimensioni di Margherita Hack e le persone poi potranno fare delle domande. Potranno fare delle domande sia se vengono in mente durante la conferenza, ma spedendoci degli sms al numero che vedete lì, oppure, visto che non so se sapete, ma una delle bestie nere con cui Beppe Grillo più si confronta sono le compagnie telefoniche, saranno graditissime anche le classiche domande per alzata di mano alla fine, quindi tenetevele da parte e sarà appunto la parte delle domande su cui poi lavoreremo per aumentare ancora di più l'interesse degli argomenti. Allora, quattro dimensioni. Quando mi hanno detto il titolo ho pensato che fosse veramente un colpo di genio, perché effettivamente ci sono almeno quattro dimensioni di Margherita Hack. Infatti abbiamo la Margherita Hack, appunto scienziata, di livello internazionale. Abbiamo la Margherita Hack impegnata sul sociale, nelle associazioni. Abbiamo la Margherita Hack divulgatrice, scrittrice, e abbiamo la Margherita Hack che si è anche impegnata in politica, un po', se vogliamo, direttamente un po' di malavoglia, un po' tirata per la giacchetta, però sappiamo che Margherita Hack quando viene chiamata non si tira indietro e anzi forse vorrebbe fare sempre più di quello che fa. Però io ho pensato che forse il vero parallelo potesse essere fatto con le quattro forze fondamentali dell'universo, perché c'è anche una quinta Margherita Hack. C'è la Margherita Hack privata, che chi ha letto la sua autobiografia si sarà sicuramente divertito e avrà scoperto cose molto più interessanti. E questo è interessante perché c'è una quinta forza fondamentale dell'universo che è stata scoperta o che si ipotizza ultimamente. E il parallelo quindi diventa ancora più adeguato. Anche perché oggi vogliamo tentare un'unificazione delle grandi forze, che è un po' quello che gli scienziati, i fisici mondiali stanno cercando di fare. Noi nel nostro piccolo cercheremo di unificare Margherita Hack e partiremo con una prima parte in cui unificheremo le due forze che hanno già unificato i nostri fisici, cioè nel caso di Margherita Hack partiremo con domande su astrofisica e anche divulgazione, quindi parleremo un po' dell'universo, della struttura dell'universo, delle ultime scoperte, di quello che si è confermato, quello che si sta scoprendo e che sta mettendo in discussione la nostra visione dell'universo. Ho parlato anche troppo, lascio la parola a Margherita Hack. Non sapevo di essere le quattro forze dell'universo, ora mi sento molto, molto forte. Cosa volete che mi racconti? Della prima forza astrofisica. No, vorremmo parlare come prima parte, unificando appunto o parlando di lei come campo, nel campo di quella che è più conosciuta, scienziata, astrofisica, parlare un po' dell'universo e di come è l'universo, della struttura, come è stata trovata, delle domande a cui si è risposto. Io avrò delle domande in caso. Però vorrei lasciare intanto dare una prima visione, dandoci qualche introduzione se ci sono novità a riguardo. Beh, intanto nel secolo scorso si sono fatti enormi progressi in astrofisica.
perché l'astronomia fino all'inizio dell'Ottocento consisteva soprattutto nel misurare le posizioni, le distanze e i movimenti dei corpi celesti. Nel 1835 un filosofo francese, Auguste Comte, disse che gli astronomi riusciranno a misurare sempre meglio posizioni, moti dei corpi celesti, ma non riusciranno mai a capire qual è la loro natura fisica, cioè qual è lo stato della materia di cui sono fatte le stelle, qual è la loro composizione chimica, e perché brillano, qual è la fonte dell'energia. Ebbene, a tutte queste domande siamo andati rispondendo nel corso del Novecento e si sono fatti enormi progressi. Oggi sappiamo tutto della vita delle stelle, sappiamo come si formano, sappiamo perché brillano, che sono delle sorgenti di energia nucleare, sappiamo che queste reazioni nucleari avvengono nel loro interno, le modificano e quindi le fanno invecchiare e anche morire. Quindi tutto questo grazie a una tecnica che è nata all'inizio dell'Ottocento e che è la spettroscopia. Cioè, la spettroscopia che cos'è? È l'analisi della luce bianca emessa dai corpi celesti, dispersa nelle sue componenti fondamentali del rosso e violetto, quelle che si osservano anche nell'arcobaleno, e negli spettri delle stelle c'è contenuto un enorme numero di informazioni. Appunto, si può determinare la temperatura, la densità, la composizione chimica, i moti nelle atmosfere stellari, quindi ricostruire come si svolge la vita di una stella. Un grosso contributo all'inizio, sempre nella seconda metà dell'Ottocento, a questa nascente nuova astronomia, cioè l'astrofisica, l'ha data proprio un italiano, era gesuita Angelo Secchi, il quale osservò centinaia di spettri di stelle, tutte quelle accessibili al telescopio che aveva a Roma, al Collegio Romano, allora non c'era ancora l'inquinamento luminoso, e vide che c'erano stelle di colore rossastro che emettevano luce soprattutto nel rosso, stelle di colore bianco-azzurro che emetteva luce soprattutto nell'azzurro-violetto, e capì che questo era un indice della temperatura superficiale delle stelle, perché fece un paragone con un pezzo di metallo portato all'incandescenza. Il metallo portato all'incandescenza dapprima diventa soltanto caldo, quindi emette radiazioni infrarosse. Un ferro da stiro o un fornello si avvicina alla mano, si sente calore, ma non emette luce. Poi via via riscaldandolo, aumentando la temperatura, diventa rosso cupo, poi rosso brillante, poi fino a diventare bianco incandescente. Quindi capì che il colore era un indice della temperatura di una stella. E questa è stata la chiave per capire cosa sono le stelle, perché quelle più fredde avevano temperature superficiali di appena 2 o 3.000 gradi, e 2 o 3.000 gradi è una temperatura tale per cui l'unico stato possibile della materia è quello gassoso. Quindi si capì che le stelle sono dei grandi palloni di gas. E siccome il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia, dall'osservazione della radiazione emessa dalla superficie della stella e utilizzando le leggi dei gas che si sperimenta al laboratorio, si può arrivare a ricostruire anche tutta la struttura interna della stella, capire come cresce la temperatura e la densità verso l'interno e capire che al centro hanno temperature di milioni o addirittura miliardi di gradi, e quindi la fonte dell'energia che le fa brillare è l'energia nucleare. Nel centro delle stelle avvengono delle reazioni nucleari con la trasformazione prevalentemente di idrogeno in elio, cioè in cui si realizza quella fusione pulita che si vorrebbe, si cerca di realizzare sulla Terra, a cui ancora non siamo arrivati. E nel corso del Novecento queste tecnologie per capire la struttura delle stelle
è stata proprio arrivata a un punto molto maturo, per cui oggi si può dire si conosce molto bene che cos'è una stella, come si forma, come evolve e come muore. In particolare noi intanto sappiamo qual è la struttura generale dell'universo. Sappiamo che l'universo ha una struttura gerarchica in cui gli oggetti più piccoli sono le stelle, e oggi sappiamo che molte stelle, forse tutte, sono accompagnate da pianeti, da sistemi planetari, e questo ci interessa molto da vicino perché i pianeti sono l'unico luogo in cui può nascere la vita. Le stelle con i loro sistemi planetari formano delle grandi famiglie che sono le galassie, la nostra galassia è la Via Lattea, e le galassie a loro volta fanno parte di grandi famiglie di galassie, di ammassi di galassie, e tutto questo è l'insieme che costituisce quello che chiamiamo l'universo, l'universo osservabile. Adesso la parte più, negli ultimi 50 anni, oltre l'occhio umano, si è avuta la possibilità di usare altri modi molto interessanti, sì, cioè i radiotelescopi, i rilevatori di raggi gamma, l'ultravioletto, l'infrarosso, e ultimamente appunto lanciando in orbita l'Hubble, è più conosciuto perché è quello che ha dato i risultati più belli da vedere, però ci sono stati vari altri esperimenti che sono riusciti a ottenere risultati forse anche più interessanti, registrando altri tipi di emissione, sì, cosa che siamo ancora agli inizi, per cui si sono trovate delle cose molto strane e molto particolari, tipo si è molto aumentata la conoscenza sulle cosiddette galassie emittenti, cioè sulle quelle che venivano chiamate una volta quasar, e oggi si viene esteso a tutta una serie di sistemi che emettono quantità di energia semplicemente spaventose. Sì, dunque fino al 1932 si conosceva solo un aspetto dell'universo, appunto quello rivelato dalla luce. La luce è quella piccola parte dello spettro elettromagnetico a cui sono sensibili i nostri occhi. E appunto fino al 1610 l'avevamo osservata a occhio nudo. Poi con Galileo è cominciata l'osservazione telescopica, con telescopi sempre più potenti, e però sempre utilizzando solo questa piccola parte dello spettro elettromagnetico. Nel 1932, per caso, un tecnico della Bell Telephone Company aveva il compito di studiare quelle che erano le cause che disturbavano le trasmissioni radio transoceaniche, scoprì che c'erano dei rumori di vario tipo, rumori dovuti all'attività umana, come il passaggio di camion nelle macchine utensili, rumori dovuti a temporali, quindi a fenomeni terrestri, e poi dei rumori strani che provenivano in particolare da un punto della volta del cielo in cui si trovava la costellazione del Sagittario. Ora, proprio pochi anni prima, 1927-28, un altro fisico americano, Arlo Shapley, aveva scoperto che nella direzione della costellazione del Sagittario si trovava il centro della nostra Via Lattea. Ora, Jansky, questo tecnico della Bell Telephone Company, questo ingegnere, si accorse che questo rumore proveniva dalla costellazione del Sagittario, e quindi nel corso della notte si spostava da est a ovest, come fanno tutte le costellazioni sulla volta celeste, per effetto del moto di rotazione della Terra. E quindi capì che responsabile di questi rumori era proprio un punto della volta celeste coincidente con il centro della Via Lattea. Quindi si capì che la nostra galassia è anche una radio sorgente. E poi nacque così la radioastronomia, e nel corso degli anni appunto si capì che esistono, che tutte le galassie emettono onde radio oltre alla luce, e le onde radio fanno parte di un grande spettro elettromagnetico che va dalle radiazioni di lunghezza d'onda più lunga, appunto le onde radio, fino a quelle la luce,
e poi alle onde di lunghezza d'onda più breve, come raggi gamma, raggi X. E se i nostri occhi fossero stati sensibili alle onde radio invece che alla luce, noi vedremmo un cielo completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati. Noi di giorno vediamo soltanto il sole, perché la luce del sole diffusa dalla nostra atmosfera illumina tutto il cielo e quindi è impossibile vedere le stelle. Se noi fossimo gli astronauti fuori dell'atmosfera, vedremmo simultaneamente il sole e le stelle, perché non c'è più la diffusione della luce solare, però vedremmo solo il sole e le stelle a occhio nudo. Invece con occhi radio noi vedremmo il cielo sia di giorno che di notte riempito di sorgenti estese, grandi angolarmente, diametri angolari come quello della Luna, un poco più o poco meno, e non vedremmo le stelle. Cioè il cielo radio sarebbe completamente diverso da quello che conosciamo come cielo ottico. Cioè le sorgenti radio sono predominanti in intensità le galassie e non le stelle. Le stelle sono delle radiosorgenti molto deboli. Noi riceviamo onde radio dal Sole perché il Sole è così vicino, ma le altre stelle emettono pochissimo o radioonde troppo deboli, mentre le galassie sono delle forti sorgenti radio, e in particolare ci sono delle galassie di cui parlavi, le quasar, che hanno delle emissioni radio straordinariamente intense, e anche emissioni ottiche, emissioni raggi X e raggi gamma. Poi con il nascere dell'era spaziale, quando si è cominciato a mettere in orbita satelliti, si è pensato che probabilmente, come il cielo radio era completamente diverso da quello ottico, era probabile che anche il cielo osservato a raggi X, a raggi gamma o nell'ultravioletto poteva essere molto diverso da quello ottico. Ma la nostra atmosfera lascia passare solo quella piccola parte dello spettro elettromagnetico che chiamiamo luce, cioè quella che è sensibile al nostro occhio, e un'altra finestra che lascia passare le onde radio da qualche millimetro a qualche metro di decametro, diciamo, di lunghezza d'onda. Tutte le altre radiazioni vengono completamente assorbite dall'atmosfera. Quindi fino a che non è stato possibile mettere in orbita telescopi, diciamo, con rivelatori sensibili a raggi gamma, a raggi X, all'ultravioletto, all'infrarosso, noi non conoscevamo gli aspetti dell'universo a queste lunghezze d'onda. È un po', per fare un parallelo, è come se un essere umano nato e cresciuto in una torre in cui aveva una sola finestra e questa finestra guardava su un bosco, questo avrebbe immaginato che tutta la terra era coperta di foreste. Se poi gli aprono un'altra finestra da un altro lato, scopre il mare, capisce c'è un altro aspetto della terra. Poi gli aprono una finestra sulla città e vede che c'è ancora un altro aspetto della terra. E così è successo agli astronomi. Noi conoscevamo un solo aspetto, quello ottico. Poi abbiamo scoperto quello radio. Ora abbiamo scoperto quello a raggi gamma, a raggi X. Quindi una volta si osservava il cielo tramite la finestra ottica e la finestra radio. Ora tutte le finestre si sono spalancate grazie a satelliti artificiali. E abbiamo visto che ci sono delle galassie, per esempio, insignificanti nel visibile, molto deboli, che invece sono potenti emittenti nell'infrarosso. Ci sono stelle che sono deboli, insignificanti nel visibile e che sono delle fortissime sorgenti di raggi gamma, di raggi X. Quindi tutti aspetti diversi e insospettati dell'universo che ci hanno permesso di capire in maniera completa quali sono i meccanismi fisici
che regolano tutti questi vari tipi di missioni. E ci hanno dato un sacco di informazioni nuove per capire che il cielo è ancora più ricco di quello che vediamo. Io mi ricollego a questa cosa per un'osservazione sempre che ho letto su uno dei suoi libri, cioè che queste galassie molto attive sono, aumentano via via che si va avanti e si va in profondità, cioè più si avvicina con il nostro sguardo ai limiti dell'universo visibile, quindi a dove possiamo vedere, dove l'universo era più giovane. Quindi sì, dobbiamo anche ringraziare il fatto che esistiamo, che non abbiamo vicino qualcosa del genere, proprio perché noi siamo più vecchi. E sì, una domanda che volevo fare è come si ipotizza che siano, si siano calmate queste galassie, perché ho letto un'altra cosa, che il nostro universo si è scoperto essere molto disuniforme e di avere una struttura a spugna, cioè con delle zone molto limitate, molto popolate di galassie, di ammasse di galassie, e molte zone vuote. Sì. E questo ancora non mi sembra che abbia una spiegazione. Non potrebbe essere che, visto anche la quantità enorme di energia che rilasciano questi quasar, che si fa supporre che siano diventati o fossero già, o siano già, quando li osserviamo, dei buchi neri in formazione, perché mi sembra di capire che l'unica fonte di energia capace di rilasciare emissioni ottiche di quel tipo possa essere solo un enorme buco nero. Non potrebbero essere dei vecchi buchi neri che hanno ripulito degli spazi di universo e hanno lasciato degli spazi? È una cosa da profano? No, forse no, ma prima bisogna chiarire il fatto che noi abbiamo a disposizione una macchina del tempo che ci permette di guardare indietro nel tempo, perché tutte le informazioni che riceviamo ce le portano le radiazioni elettromagnetiche, la luce, le onde radio, che viaggiano a una velocità enorme, 300.000 km al secondo, un po' più di 1 miliardo di chilometri all'ora, ma è sempre una velocità finita. Quindi quando noi guardiamo una galassia a 2 milioni di anni luce, come la galassia d'Andromeda, la vediamo come era 2 milioni di anni fa. Quando guardiamo la galassia più lontana, che è stata scoperta dal telescopio Hubble, telescopio spaziale, a 13 miliardi di anni luce, la vediamo come era 13 miliardi di anni fa. Quindi noi abbiamo tutta una serie di immagini dell'universo a diverse distanze e quindi anche a diverse epoche nel passato, per cui possiamo proprio visivamente vedere come evolve col tempo. Abbiamo le immagini dell'universo bambino e quando guardiamo appunto a più di 13 miliardi di anni luce, e l'immagine dell'universo come oggi quando guardiamo la nostra galassia. E appunto queste quasar, cioè queste galassie che hanno delle potentissime emissioni, basta pensare che in un volume che è dell'ordine di una decina di anni luce emettono 10 volte più radiazione della nostra Via Lattea, che ha un diametro di 100.000 anni luce. E la maggior parte di queste potentissime sorgenti si trova molto lontana da noi. E questo ci dice che probabilmente le quasar sono galassie giovani di formazione recente, che quindi hanno ancora molta energia da spendere, perché appunto noi le vediamo come erano nel passato. E l'unica fonte d'energia in grado di spiegare queste enormi emissioni si basa appunto sulla ipotesi che nel loro centro ci sia un buco nero. Allora mi ha detto, che cos'è un buco nero? Un buco nero lo si può visualizzare come una regione dello spazio sufficientemente piccola in cui c'è concentrata sufficiente materia perché la velocità di fuga da questa regione superi anche la velocità della luce, che è un limite insuperabile, per cui nemmeno la luce può uscire da un buco nero. Perciò si chiama nero, perché nemmeno la luce può uscire. E si chiama singolarità. Nero, Dio, sì. È una singolarità nel senso che è qualcosa che è infinitamente denso e che fa a pugni un po' i nostri concetti fisici. E questo buco, appunto dicevo,
che da un buco nero la velocità di fuga supera la velocità della luce, quindi nemmeno la luce può uscire. Ma che cos'è la velocità di fuga? Se io voglio lanciare un razzo fuori dell'atmosfera, gli devo dare una velocità superiore alla velocità di fuga, che è di circa 11,4 km al secondo, e che dipende dalla massa e dal raggio. Più grande la massa, più piccolo il raggio, cioè più la materia è concentrata, più grande diventa la velocità di fuga. Per esempio la nostra Terra, se io potessi strizzarla e ridurre il suo diametro a metà, la velocità di fuga diventerebbe radice di 2 volte più grande. Quindi io posso benissimo immaginare di far diventare la Terra un buco nero, la strizzo tanto da ridurre il raggio a qualche millimetro. Ecco, quindi al centro delle quasar si pensa ci siano delle regioni estremamente dense, cioè proprio dei buchi neri. Come si formano questi buchi neri? Perché se questa è una caratteristica delle quasar, però si pensa che sia molto probabile che anche nelle galassie normali come la nostra ci sia al centro un buco nero. Recentemente è stata proprio misurata l'orbita di una stella a una distanza dal centro della Via Lattea appena 3 volte superiore al raggio del nostro sistema solare, e il fatto che questa stella sta in orbita e torna al centro ci permette di rilevare la massa contenuta dentro e dentro questa orbita, perché vuol dire che c'è uguaglianza fra la velocità, fra la forza di gravità che farebbe cadere la stella verso il centro e la forza centrifuga invece la farebbe scappare lungo l'orbita. Di qui si ricava che in un volume che ha un raggio appena 3 volte quello del sistema solare, ci sono contenuti qualcosa come 3 milioni di soli. E questo è un indizio forte che al centro ci sia un buco nero. Non la certezza, perché per essere certi bisognerebbe poter andare a misurare. E non potremo mai farlo. Ancora più vicino al centro. Quindi cosa si pensa? Che quando si forma una galassia, si forma anche un buco nero, proprio questa massa di gas che comincia a agglomerarsi sotto l'azione della forza di gravità e collassa, cade verso il centro, lo comprime tanto da formare un buco nero. Ma poiché un buco nero non potrà mai perdere la sua massa, e in questi quasar vediamo una quantità di massa che non è nell'ordine dei soli, ma delle galassie addirittura, cioè si è calcolato masse che equivalenti a quelle di una galassia all'interno di questi quasar, è possibile che questi buchi neri ingoino un'intera galassia? Ma sembra di no. Comunque ci sono galassie... sono arrivate alcune domande molto interessanti. Io a questo punto passerei a vedere e prendere spunto dalle domande. Prima però vorrei sapere se dal pubblico qualcuno vuole fare domande libere senza usare il mezzo del telefonino, se no procedo con queste. Ci sono alcune che non riguardano l'argomento e quindi le riprenderei all'interno dell'argomento successivo, perché ce n'è una sul nucleare, ne parleremo o avremo modo di... Partirei da quella forse più semplice: il Sole si spegnerà formando un buco nero? Questo è molto facile da ricordare. No, il Sole non formerà un buco nero, però il Sole morirà. Il Sole morirà di morte tranquilla, diciamo, nel proprio letto. Cosa succederà? Noi però non saremo tanto tranquilli quando lui, visto che diventeremo parte del Sole. Sì, perché il Sole ora sta trasformando l'idrogeno in elio e ha una centrale nucleare che tanta energia produce, tanta ne irraggia, quindi in perfetto equilibrio. Però fra circa 5 miliardi di anni il nucleo centrale del Sole, che oggi ha una temperatura di 13 milioni di gradi, sta trasformando l'idrogeno in elio. Fra 5 miliardi di anni tutto il nucleo sarà formato di elio, e l'elio a 13 milioni di gradi è inerte, quindi il Sole rimarrà senza una centrale d'energia. Che cosa succede allora? Che non avendo più questa centrale d'energia nucleare comincia a raffreddarsi. Il raffreddamento ha l'effetto che la velocità d'agitazione termica del gas rallenta e non è più in grado, questa pressione esercitata dal gas,
di controbilanciare la forza di gravità e quindi tutta la massa del Sole tende a collassare verso il centro e collassando verso il centro lo riscalda, come quando si pompa la mela d'aria ad una bicicletta, l'aria si riscalda perché aumenta la pressione. Quindi quando la temperatura da 13 milioni di gradi arriva a 100 milioni di gradi, ecco che l'elio comincia a trasformarsi in carbonio. Quindi il Sole ha ritrovato un'altra fonte di energia nucleare. Però l'energia prodotta dipende fortissimamente dalla temperatura. A 13 milioni di gradi era una temperatura, una produzione equilibrata, la centrale di energia nucleare. A 100 milioni di gradi la produzione di energia è tale che il Sole, per non esplodere, deve aumentare la sua superficie di dissipazione. Quindi il raggio aumenterà qualcosa come 100, forse anche 200 volte. E quindi verrà a lambire l'orbita della Terra. E quindi la prima Mercurio, poi Venere e poi anche la Terra verranno inghiottite dal Sole. E questa è la terza età della vita. Avremo qualche miliardo di anni però per pensarci. 5 miliardi. Però poi il Sole dopo morirà, perché diventa quella che si chiama una gigante rossa, cioè questo grande inviluppo molto rarefatto che a causa dell'espansione diventa più freddo e quindi invece di mettere la luce bianco-giallastra che mette oggi, emetterà una luce rossastra. E al centro, sotto questa pressione, si forma una stellina molto densa e compatta, caldissima, che ha un diametro paragonabile a quello della Terra e che è quella che si chiama una nana bianca. Nel corso dei miliardi di anni, questo involucro esterno rarefatto sfugge nel mezzo interstellare e resta la nana bianca, la quale non ha più fonti di energia. E quindi si potrebbe dire che è un cadavere ancora caldo, che andrà lentissimamente raffreddandosi, ci metterà miliardi di anni, ma diventerà poi una nana nera, non un buco nero. Una nana nera, cioè un ammasso di gas a temperature tanto basse da non emettere più radiazione. E questa sarà la morte del Sole. Adesso una domanda che va, penso, più sul filosofico che sul fisico, visto che entra in quello che è considerata l'era speculativa, cioè il periodo dei primi momenti dell'esistenza dell'universo. Perché c'è una domanda che spiega, che chiede come ci si può immaginare che abbia avuto inizio l'universo o se è sempre esistito. Beh, questo non lo sappiamo. Sappiamo, potrebbe anche essere infinito nel tempo e nello spazio. Quello che noi sappiamo e che vediamo sono le immagini dell'universo, le più lontane sono quelle risalenti alla galassia più lontana 13 miliardi d'anni fa e poi ancora più lontano 13 miliardi e 700 milioni d'anni fa vediamo la foto dell'universo bambino in cui ancora non ci sono né le stelle né le galassie, c'è un gas diffuso con delle concentrazioni più dense nelle zone più rarefatte e le concentrazioni più dense sono i semi da cui poi si formeranno le future galassie. E non potremo mai vedere oltre perché troveremo un muro, visto che ecco, vi sarà opaco oltre. Noi vediamo com'era l'universo a circa 400.000 anni da quello che chiamiamo il Big Bang, chiamiamo l'inizio. Non sappiamo se è veramente stato l'inizio. Certamente è stato un momento in cui le condizioni fisiche dell'universo erano molto diverse da quelle di oggi. Cioè noi sappiamo che c'è stata un'epoca, 13 miliardi e 700 milioni d'anni fa, in cui l'universo aveva temperature enormi di miliardi di miliardi di miliardi di gradi, densità di miliardi di volte la densità dell'acqua. E quindi lo stato della materia era una zuppa di particelle elementari come quelle che si cerca di riprodurre negli acceleratori di particelle. Non lo vediamo direttamente,
perché a quelle temperature il gas è completamente ionizzato, cioè fatto di particelle cariche, e la luce in un gas ionizzato non si propaga, va avanti e indietro, i fotoni, cioè le particelle di luce, per visualizzare la cosa, è come se andassero avanti e indietro a zig zag, respinte, rimbalzando da una particella all'altra, ma senza potersi propagare. Quindi noi non lo vediamo, abbiamo però informazioni indirette su come era allora l'universo. Dopo 400.000 anni, a causa dell'espansione, la temperatura scende, la densità scende e il gas da ionizzato diventa neutro e i fotoni in un gas neutro si propagano liberamente e ci portano proprio l'immagine dell'universo come era allora, prima che ci fossero le stelle e le galassie. Quindi noi non potremo, sono solo ipotesi scientifiche, ipotesi. Matematiche. No, non sono ipotesi. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove. Cioè noi a quelle temperature e densità... Ma per ipotizzare come possa essere stato e come sia nato... Abbiamo certe prove. Cioè a quelle temperature e densità che si possono calcolare risalendo indietro dall'espansione, sappiamo che lo stato della materia è particelle elementari. Poi ha inizio l'espansione che potrebbe essere dovuta a una liberazione di energia che non sappiamo, questo non sappiamo cosa possa essere stata, potrebbe essere dovuta agli urti di particelle e antiparticelle, materia e antimateria, non lo sappiamo. Però sappiamo calcolare come varia la temperatura e la densità in questa fase di espansione e che dopo un certo numero di minuti, cioè circa 3 minuti dall'inizio dell'espansione, la temperatura scende a 1 miliardo di gradi, la densità circa 1 miliardo di volte la densità dell'acqua, e in queste condizioni i protoni possono dar luogo a reazioni nucleari formando idrogeno pesante, cioè deuteroni, e poi elio 3 e elio 4, cioè i due isotopi dell'elio. E poi, dopo sempre l'espansione, la temperatura diventa troppo bassa, non si hanno altre reazioni nucleari. Fermiamoci qui perché altrimenti... Ma la prova, che non sono solo conti, la prova sperimentale è che noi sappiamo calcolare in quelle condizioni di temperatura e densità quanto deuterio e quanto elio si è formato. E andiamo a controllare con quello che si osserva. Dalle misure d'analisi e corrispondono, quindi è la prova che le nostre ipotesi non sono sballate, è una conferma sperimentale. Adesso dobbiamo uscire leggermente dal nostro programma perché c'è una giornalista che voleva fare delle domande che vanno un po' già oltre. Va bene. Sì. Grazie. Mi chiamo Fabiana Dalla Valle, sono del Messaggero Veneto. Io le voglio fare una domanda di quella quinta parte della sua vita a proposito di una frase sua che ho letto. Noi atei crediamo di dover agire secondo coscienza per un principio morale e non perché ci aspettiamo una ricompensa in paradiso. È come dare la massima libertà agli uomini e alle donne e la massima responsabilità. Responsabilità, sì, non massima libertà, perché c'è una legge morale che è quella del non fare agli altri e non vorresti fosse fatta a te. Lei pensa che gli uomini siano pronti per fare una cosa del genere senza avere più paura del castigo? Ma io penso di sì, che ci sono molte persone, certamente si sono fatte dei grandi passi avanti. Oggi anche chi crede in Dio ha un'idea di un Dio molto più spirituale, molto meno antropomorfico di quello che si aveva una volta. Credo che siano pochi quelli che si immaginano un Dio come lo rappresentavano pittori del 500, del 600, un Dio con la barba seduto a un trono fra le nuvole con gli angeli da parte. Oggi l'idea è già molto più spirituale. E si può benissimo pensare che molti non possano credere
a tutte quelle sovrastrutture messe poi dalla Chiesa, il peccato originale e tutte le, quelle storie ci raccontano. Credo che siano molti oggi che hanno un'idea molto più spirituale della divinità. Certo, a me credere in Dio mi sembra un po' come credere alla Befana, nel senso che quando siamo bambini e si crede che sia, che sia la Befana a portarci regali, che sia la Befana a punirci mettendoci il carbone nella calza, e poi si riesce e si capisce che sono genitori. E così l'idea di Dio, di un essere supremo che ha creato il mondo, che ha creato noi, è molto comoda perché spiega tutto, perché effettivamente non è facile spiegarsi come mai l'universo è così com'è, come mai c'è la materia, come mai la materia da una zuppa di particelle elementari possa essere arrivata a combinarsi fino a dare delle strutture così complesse come la vita, in particolare una vita elevata in cui ci sono dei cervelloni come i nostri. Questo veramente è difficile capirlo, però certo Dio spiega tutto, è molto comodo, però non è soddisfacente. Posso fare una domanda? Allora, dalle conoscenze che si hanno fino adesso dell'universo, è possibile ipotizzare che in tutte queste galassie ci sia un altro luogo in cui possa nascere una vita o anche similare a quella che c'è qui sulla Terra, non uguale, ma anche una vita? Allora, questo si ricollega a un'altra domanda che ci è stata fatta, che è leggermente diversa, ma neanche tanto, si può rispondere a entrambe. Cioè, che si chiedeva se le distanze tra i sistemi planetari non siano troppo lunghe per consentire un contatto tra le civiltà, ma questo potrebbe essere superato dal fatto che le nostre conoscenze attuali verranno appunto probabilmente superate da altre conoscenze, e quindi sia possibile smentire questa cosa. Dunque, intanto direi che sarebbe molto strano che la vita e la vita intelligente si sia sviluppata solo sulla Terra, perché noi oggi sappiamo dalle osservazioni che esistono i pianeti extrasolari, cioè pianeti in orbita intorno a stelle diverse dal Sole, che probabilmente ci sono miliardi e miliardi di pianeti. Nella nostra sola galassia ci sono 400 miliardi di stelle. Poi ci sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, ciascuna con centinaia o migliaia di miliardi di stelle. Quindi ci sono un numero di miliardi di pianeti, e ci saranno certamente anche pianeti simili alla Terra che hanno delle proprietà tali da rendere possibile la vita. Perché va detto che la vita non può certo nascere sulle stelle, dove le temperature sono tali che anche le molecole più semplici sarebbero dissociate. Non può sorgere nello spazio interstellare, dove le densità sono estremamente basse. L'unico luogo in cui può sbocciare la vita sono pianeti. E pianeti ce ne sono miliardi e miliardi. Quindi pensare che solo sulla Terra sia nata la vita è come pensare, come pensavano gli antichi, che la Terra fosse il centro dell'universo, creata da Dio, dagli dèi, per gli esseri umani. E questo certamente è assurdo. Però da pensare che si possa viaggiare tranquillamente da un sistema all'altro e che anche in futuro lo si potrà fare, questo è molto, ma molto improbabile, perché le distanze sono enormi. Pensiamo che un pianeta terrestre, che si conosce oggi più vicino alla Terra, si trova a 20 anni luce. Cioè la luce impiega 20 anni a arrivare fino a noi, viaggiando, come dicevo, a 300.000 chilometri al secondo, un po' più di un miliardo di chilometri all'ora, e impiega 20 anni. Potremmo noi oggi viaggiare a 1 milione di chilometri all'ora? Io credo di no. Questo vorrebbe dire, se lo potessimo fare, che invece di 20 anni ci metteremmo 1000 volte di più, cioè 20.000 anni. Quindi dovremmo costruire delle astronavi su cui generazioni e generazioni di esseri umani possano vivere e riprodursi.
e 20.000 anni sono tanti, scala umana. Un'astronave generazionale, quindi. Sì, perché 20.000 anni, pensate, la nostra civiltà, le civiltà più antiche, i cinesi, i fenici, risalgono a 4.000 anni fa. Quindi questa è la grossa difficoltà. Dice, ma forse un giorno riusciremo a ibernarsi per 20.000, 30.000, 100.000 anni? Non lo so se questo sarà mai possibile. Ma io preferirei non essere uno di quelli che ci proverà. Allora, qui ci sono un sacco di domande molto interessanti che possono essere anche raggruppati per temi. Alcuni sono, diciamo che possiamo andare via abbastanza veloci perché sono un po' televisivi, come tipo quella sul 2012, cosa succederà? E si ricollega per esempio un'altra che chiede se i poli, ci sono prove che i poli della Terra stiano invertendo. Che si sono invertiti parecchie sì, volte. Sì, volte nel passato, ma al momento che io sappia non abbiamo delle grandi prove a riguardo. Quanto al 2012, io spero che avremo ancora la signora Hack qua a parlarci e a fare una bella conferenza con noi. Ci sono cose un po' particolari, qui chiede il raggio di influenza di un buco nero, cioè l'orizzonte degli eventi, il concetto di buco nero mette in discussione alcuni precetti e leggi della fisica moderna? Beh, certamente il fatto della densità infinita, il concetto dove va a finire. E bisogna introdurre appunto la singolarità, che è qualcosa in cui le leggi della fisica non funzionano. Che cosa vuol dire appunto? Per esempio qualcuno ha ipotizzato che tutta questa energia, questa materia va a finire nel buco nero, da qualche parte deve uscire. Qualcuno ha ipotizzato che ci siano dei buchi bianchi, cioè che esca energia in qualche altro universo, perché non è detto che quello che noi chiamiamo universo, che vuol dire appunto unico, sia un multiverso, tutto quello esiste, che sia davvero unico, perché in fondo noi si pensava che la Terra fosse unica, che il Sole fosse unico, che la galassia fosse unica, invece si è scoperto che siamo un infinitesimo nell'universo. E può darsi benissimo che ci siano altri universi e che l'energia dei buchi neri vada a finire in altri universi, quindi buchi bianchi, nel senso il buco nero mangia tutto e riesce energia, quindi buco bianco. Però questi buchi bianchi dovrebbero arrivare anche nella nostra galassia, da altre galassie, e per ora insomma stati trovati. Quindi sono ipotesi abbastanza fantascientifiche. Abbiamo un'altra domanda dalla avanti. Ringraziamo per tutte le domande. Temo che non riusciremo a dare risposta a tutte, altrimenti dovremo finire verso mezzanotte e passa. Allora io approfitto e chiedo, visto che lei ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Trieste fino al 1987 e l'ha portato alla rinomanza che è internazionale, qual è adesso la situazione di Trieste e del nostro osservatorio? Ma ora gli osservatori sono stati raggruppati in un istituto nazionale, l'INAF, Istituto Nazionale Astrofisica, che avevamo voluto sul modello degli NFN, l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è stato estremamente utile per far crescere la fisica nucleare in Italia, la fisica delle particelle, che è una delle migliori al mondo. E si sperava che l'INAF adempiesse alla stessa funzione. In realtà per ora l'INAF ha aumentato solo la burocrazia. Speriamo che le cose cambino. Comunque l'Osservatorio Astronomico di Trieste è cresciuto molto, c'è un centinaio di ricercatori, molti tecnici, i campi di ricerca sono quelli che avevo iniziato anch'io, cioè oltre a quello classico della fisica stellare, c'era un campo di fisica delle galassie, un campo di radioastronomia solare, e che è l'unica ricerca attiva che si può ancora fare nella succursale di Basovizza, perché la fisica e le osservazioni ottiche non hanno senso perché c'è troppo inquinamento e perché oggi l'Italia fa parte dell'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Australe, che ha degli strumenti eccellenti, e quindi se si vuole fare qualcosa di nuovo bisogna utilizzare queste grandi strutture moderne. Quindi oggi l'osservatorio locale non ha più senso.
ha senso per la radioastronomia solare, perché con strumenti relativamente modesti si può osservare in continuazione l'attività solare e sono stati trovati anche dei risultati nuovi, inaspettati, eccellenti. E questo risponde a un'altra domanda che c'era stata fatta, cioè se attualmente l'astronomia punta a scoprire ancora qualcosa tramite strumenti ottici oppure a consolidare ciò che sa e ha teorizzato. Eh no, anche gli strumenti ottici sono ancora, non è che sono obsoleti, sono strumenti molto più grandi di quelle si aveva una volta, perché sono basati su una tecnologia completamente diversa da quella di una volta, cioè non si fa più lo specchio unico, un blocco di vetro unico, ma si fanno specchi a tasselli e si può fare con questo sistema anche specchi di una quarantina di metri, e quello che è in progetto da parte dell'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Australe proprio per scoprire pianeti terrestri extrasolari, e questa tecnologia è resa possibile dalla informatica e dall'elettronica, altrimenti non sarebbe stata possibile. E quindi si può fare ancora molto da terra, poi con satelliti, ci sono attualmente in orbita due satelliti per la ricerca di pianeti terrestri, e sono Kepler della NASA e Corot della Francia, e che hanno proprio lo scopo di scoprire pianeti terrestri tramite una tecnica che è quella dei transiti, cioè quando il pianeta passa davanti alla superficie della stella porta via una minima quantità di luce che però è possibile misurare. Quindi un transito come quello di Venere che ci fu qualche anno fa. Se non ricordo male, il livello di definizione permette solo di trovare pianeti piuttosto grandi, quindi delle dimensioni di Giove per il momento, e ne sono già stati trovati parecchi. Con un'altra tecnica, sì, con un'altra tecnica. La maggior parte dei pianeti che si conosce oggi sono grossi come Giove, più di Giove, e sono stati trovati con un'altra tecnologia, è quella più fruttuosa, e che consiste nel misurare i disturbi al moto della stella portate gravitazionali dovute alla presenza di un pianeta. Cioè come la stella obbliga il pianeta a orbitarli intorno per la forza di gravità, così anche un pianeta, soprattutto se bello grosso e vicino alla stella, ne disturba il moto in maniera ben misurabile. Da questi disturbi si può dedurre la presenza di un pianeta, dedurre il suo periodo orbitale e la massa. E quindi con questo metodo si è misurato più di quasi 400 pianeti extrasolari, ma sono quasi tutti grossi, non terrestri, proprio perché il tipo di rivelamento che favorisce la scoperta di quelli grossi. Invece con i transiti si può scoprire anche quelli piccoli. C'è un'altra domanda dal pubblico. Sì? Ah, senta professoressa, forse è una domanda indiscreta, che è solo un po' da quello che si è detto fino adesso. Lei mette ancora l'occhio nell'oculare del cannocchiale? No, questo lo faceva Galileo. Quando io ho cominciato già non si guardava più che guardare, allora si fotografava l'immagine delle stelle, gli spettri stellari, anzi appunto come dicevo prima la tecnica più potente che abbiamo per capire la fisica delle corpi celesti è la spettroscopia, fotografare. Oggi non si fotografano più, oggi ci sono rivelatori elettronici che sono molto più rapidi, quindi un telescopio da un metro si può fare quello che una volta ci voleva in Monte Palomar, 5 metri. Quindi però guardare a occhio non si avrebbe più un ragno da un buco. Quello che serve guardare è per il gusto, il divertimento, diciamo a scopo turistico. Ecco, guardare la Luna, i crateri della Luna, quello a molti dilettanti dà un'emozione che non dà il vedere l'immagine su uno schermo. Per esempio quando ci fu la grande opposizione di Marte, non so quanti anni fa, non me lo ricordo più, sarà una decina d'anni fa, forse più, e a Basovizza appunto si erano fatti delle nottate per la popolazione,
e si poteva vedere Marte sia guardando, mettendo l'occhio al cannocchiale, sia proiettando l'immagine, cioè collegando l'immagine al telescopio, un televisore, e mostrando l'immagine su uno schermo televisivo. E beh, tutti volevano mettere l'occhio al cannocchiale, anche se si vedeva molto peggio. Perché? Perché sembrava più vero, mentre il televisore si guarda tutti i giorni. Ed è forse un po' la difficoltà che abbiamo nel comprendere certi concetti che non possiamo vedere, quindi non possiamo immaginare. Infatti ci sono un paio di domande interessanti, ma penso che non abbiano risposta, tipo: perché la velocità della luce non è superabile? Ma la velocità della luce l'ha trovata Einstein, che non è superabile, perché dalla relatività mostra che la massa di un oggetto tende a aumentare con la velocità. Alla velocità della luce diventa infinitamente grande. Ora, siccome gli oggetti che viaggiano alla velocità della luce non ne abbiamo, però si ha delle verifiche tramite le particelle elementari, in particolare i raggi cosmici che ci arrivano dalle galassie, dalle stelle, e si trova appunto che questi viaggiano quasi alla velocità della luce e si vede che la loro massa è molto maggiore della massa a riposo. Quindi tende a diventare infinita qualora raggiungessero la velocità della luce. Altre domande sono per dopo, sempre. Ce ne sono alcune sul personale che porterei alla fine. Comunque una mi piace segnalarla perché tra il pubblico c'è una sua vecchia compagna delle pedane di salto in alto, perché non so se sapete, ma la signora Magritac ha dei trascorsi sportivi di tutto rispetto, compreso dei campionati italiani di salto in alto, con anche dei risultati di buon livello, per cui evidentemente fra di noi qualcuna l'ha conosciuta a quel tempo e magari avrà piacere a salutarla dopo. Certo, avrà piacere anch'io. Alcuni parlano di, appunto, mischiano il destino dell'universo su come finirà, quindi l'ipotesi piana, l'ipotesi universo chiuso, universo aperto. Lo sappiamo, no, quello che sappiamo dalle osservazioni è che l'universo sta espandendo, sta aumentando. Sta espandendo. Io questo volevo chiederlo, se sta aumentando la velocità e quindi c'è un'accelerazione, quindi si è dovuto quindi introdurre questa quinta forza che si oppone alla forza, che si oppone alla forza della gravità e respinge, fa aumentare questa velocità, sembra venire dal vuoto e addirittura potrebbe persino spiegare la famosa materia oscura mancante, sì, anche se energeticamente. Non sappiamo né cos'è la materia oscura né cos'è questa energia oscura. Sappiamo che ci sono. Ma l'energia oscura dovrebbe sostituire la materia oscura o affiancarsi? No, sono due entità oscure. Ma sono due ipotesi antagoniste? O... No, antagoniste no, però sappiamo che nell'universo c'è molta materia che non vediamo che non spiega la presenza. Che misuriamo perché si sente l'effetto gravitazionale, però non sappiamo che cosa sia. E l'energia oscura... che effettivamente l'espansione dell'universo, che si pensava fosse decelerata dalla stessa autogravità, cioè dal fatto che c'è la materia nell'universo che doveva frenare l'espansione gravitazionalmente, invece no, è accelerata, quindi come se ci fosse una forza che si oppone alla forza di gravità. Questi sono due grossi misteri. E poi me lo ricordo più, un'altra cosa volevo dire, ma non passavo di niente. Allora, io chiuderei questa parte, anche se ci sono, una parla di che novità ci sono dal CERN. Dal CERN c'è delle grandi novità, molto importanti. Cioè c'è un esperimento di lanciare dei fasci di neutrini dal CERN al Gran Sasso. Va detto che i neutrini sono particelle senza carica, neutre appunto, e che hanno una massa tanto piccola che sappiamo solo che è inferiore a un centomillesimo della massa dell'elettrone. Questi neutrini vengono prodotti in gran quantità nelle reazioni nucleari che avvengono nell'interno delle stelle. Siccome hanno la massa così piccola, non hanno carica, passano indenni attraverso enormi quantità di materia.
Per esempio, quando esplode una stella c'è il fenomeno della supernova, e questo avvenne nell'86, o meglio lo osservammo nell'86, l'esplosione di una supernova avvenuta nella grande nube di Magellano 200.000 anni fa, perché questa è la distanza a cui arriva noi la luce da quella, sì, da quella gas. Però nell'86 osservammo questa esplosione di supernova e ci aspettavamo che arrivasse anche dei fasci di neutrini. Effettivamente i fasci di neutrini arrivarono, e la nube di Magellano è nell'emisfero australe, la si vede solo dall'emisfero australe, ma i fasci di neutrini arrivarono a rivelatori posti tutti nell'emisfero boreale, cioè traversarono indenni tutto il diametro della Terra. Ora, questo fa sì che sia molto difficile catturarli e misurarli. Tra l'altro, però, è successa una cosa un po' strana all'epoca, perché ci furono tre punti di rilevazione che registrarono, quello italiano famoso del Gran Sasso, stranamente del Gran Sasso, era sotto il Monte Bianco, sì. Registrò questi neutrini, ma in una ora completamente diversa da quelle degli altri. Infatti, e non si è mai spiegato. Non è stato accettato. Sì, è stata un po' rifiutata la cosa, però sarebbe interessante capire perché. Infatti non si è capito. Scientificamente rifiutare le cose che non si capiscono non è molto scientifico. No. Bisognerebbe cercare una spiegazione. È stata cercata, non è stata trovata. Comunque sembra poco. Continuano ad arrivare domande sull'argomento, ma temo che dovremmo passare oltre. Un'altra cosa. Sì, prego. Che dal Sole dovrebbero arrivare un certo numero di neutrini. E invece ne arriva molti meno. Qual è la spiegazione? La spiegazione è stata data, i neutrini sono trasformisti, ci sono tre specie di neutrini, neutrini tauonici, muonici e elettronici. Quelli che si poteva misurare al Gran Sasso erano elettronici, e l'ipotesi è stata fatta che i neutrini emessi nelle reazioni nucleari che avvengono al centro del Sole cambiano faccia durante il percorso dentro il Sole. E quindi noi non misuriamo tutti, ma solo un terzo. E per confermare questa ipotesi del trasformismo dei neutrini è stata fatta questa esperienza importante del CERN di lanciare un fascio di neutrini muonici, miliardi di neutrini muonici, dal CERN al Gran Sasso attraverso un percorso nel vuoto sottoterra lungo 700 km. E dopo molti mesi di esperimento, al rivelatore del Gran Sasso, finalmente, oltre ai neutrini muonici lanciati da Ginevra, si è scoperto che ce n'era anche uno tauonico, che provava effettivamente che sono dei trasformisti. Però pensate, miliardi di muonici per scoprire finalmente un tauonico. Io a questo punto passerei, siccome molte domande già introducono il concetto di religione,